Ciao a tutti, oggi parliamo di sport e in particolare di corsa. Cercheremo di capire quali sono i pro e i contro di questo sport. Sport che può essere considerato, da molti considerato, giustamente la madre di tutti gli sport. È uno sport molto diffuso, è quello che impariamo più fin da piccoli, è il nostro modo naturale di muoverci in modo veloce. Purtroppo, paradossalmente, anche se è un movimento così naturale, è un movimento molto impattante e che porta facilmente infortuni. Vedremo che questo è uno dei contro, forse il più grave, il peggiore della corsa. Cominciamo però con i pro. La corsa è un bellissimo sport ed è uno sport molto pratico, è uno sport economico, basta un paio di scarpette e dell'abbigliamento veramente minimale, niente di tecnico. E le scarpette ce le possiamo trasportare dove vogliamo, si può fare in estate, in inverno, in primavera, col caldo, col freddo. Se avete un po' di tolleranza al freddo potete anche andare a correre sotto la neve. Io l'ho fatto, molto bello, qualche volta. E è insomma uno sport estremamente pratico, non c'è bisogno di attrezzatura particolare, non c'è bisogno di meteo particolare e non c'è bisogno di strutture particolari. E quindi questo è un grande vantaggio. Non avete scuse, insomma, e al limite si può praticare anche in palestra sul tapis roulant, che tutto sommato tra gli ergometri, tra gli attrezzi da palestra che ci consentono di fare attività aerobica, è forse quello che mima meglio il gesto atletico. Quindi veramente non avete scuse per non andare a correre. Un altro pro: nella corsa, a parità di tempo, si consumano tantissime calorie. È lo sport dove si consumano più calorie a parità di tempo. Attenzione, non sto dicendo a parità di tempo in generale, a parità di tempo di svolgimento. Cosa voglio dire? Che con la bicicletta sul ciclo ergometro si riesce a raggiungere un livello di VO2 max di consumo d'ossigeno maggiore. Però se consideriamo che nella bicicletta a una salita corrisponde una discesa, in piano non è così semplice andare forte, ci vuole tanta esperienza, ne abbiamo già parlato in articoli e video sulla bicicletta, sul ciclismo. Insomma, un'ora di quello che ci può dare in termini di consumo calorico, un'ora di corsa, comunque un determinato tempo di corsa, non ce lo dà né nel ciclismo né nel nuoto. Parlo di questi perché sono gli sport più praticati, aerobici, insieme alla corsa. Quindi, i grandi pro della corsa. Vediamo i contro, vediamo quelli meno gravi. Non è uno sport completo, quindi non si allena la parte alta del corpo, ma questo insomma si può facilmente ovviare questo problema facendo qualche esercizio anche a corpo libero in casa, con gli elastici o andando in palestra, insomma, per chi vuole avere un fisico armonico a livello muscolare. Lo può tranquillamente fare mettendo in parallelo la corsa un altro sport. Chi invece vuole la prestazione non vuole i muscoli nella parte alta del corpo perché è massima leggerezza. E un altro contro è il modello estetico, è un po' riferito alla cosa di prima, ovviamente un equilibrio dal punto di vista dello sviluppo della forza dell'organismo, quindi la parte alta del corpo non è allenata e di conseguenza il fisico, diciamo che il fisico del runner in generale, anche per il tipo di sforzo, non è proprio l'ideale della media di quello che vuole essere un uomo. Tuttavia, ovviamente, i runner amano questo modello estetico perché vedono in un runner un fisico efficiente per fare la cosa che amano e quindi amano anche questo modello, il modello estetico della corsa. Gli altri meno interessati alla prestazione magari no. Comunque anche questo si può risolvere facilmente accoppiando la corsa a un altro sport di forza. Veniamo adesso ai contro, quelli un po' più gravi, abbiamo già visto prima, gli infortuni. Come si fa a correre senza infortunarsi? Beh, prima cosa bisogna essere in peso forma o anche qualcosa di meno. Cioè, se volete fare tanti chilometri, se volete correre, dovete essere magri, molto magri. Dovete avere un peso ottimizzato per la corsa. Quindi indice di massa corporea almeno 22, se non qualcosa di meno per i maschi, 20 per le donne o anche qualcosa di meno. Pochi chili di in più aumentano esponenzialmente il rischio di infortunio. Quindi attenzione, siete in sovrappeso anche di poco rispetto a peso forma, sto parlando, non rispetto alle linee guida ufficiali.
avete 2, 3, 4 kg in più rispetto al peso ideale, attenzione, potete correre, ma non fate troppi chilometri. Attenzione alla distanza critica, che è la distanza oltre la quale vi infortunate. Poi, ovviamente, il rischio di infortunio aumenta con l'aumentare dei chilometri che fate. Soprattutto conta anche l'intensità, ma conta l'accoppiata intensità e volume. Quindi, se fate tanti chilometri, ma andate piano rispetto alle vostre capacità, rischiate relativamente. Se invece fate tanti chilometri e spingete sempre al massimo, sempre comunque spingete al massimo, puntate a migliorarvi sempre di più, sappiate che prima o poi l'infortunio arriva. Come fare quindi per gestire questa cosa? Beh, allora, se volete correre basta, la dovrete gestire nei modi che vi ho detto, facendo attenzione, sapendo che l'infortunio purtroppo nella corsa è nelle cose. Se volete dedicarvi proprio anima e corpo a questo sport, altrimenti potete adottare una strategia multisport dove alla corsa dedicate solamente 2, 3 giorni a settimana, anche 4 magari, e il resto dei giorni vi dedicate a un altro sport che può essere il nuoto, perfetto, o la bicicletta, o tutte e due, o anche la camminata, quindi vi piace camminare in montagna, potete abbinare la corsa alla camminata. Meglio magari fare un altro tipo di sport, comunque uno sport meno impattante della corsa, che vi consente di allenarvi anche 6 giorni a settimana, 7 giorni a settimana, 5 giorni a settimana, cioè anche tanto come volume, ma facendo sport meno impattanti, che non sollecitino in questo modo così traumatico le articolazioni. Questo percorso lo fanno in tanti, o lo fanno sempre in di più. Anche prima di infortunarsi, semplicemente perché si rompono le scatole di correre e vogliono, per trovare nuovi stimoli, cambiano sport, ed è per questo che il triathlon è diventato in questi 10-15 anni così famoso, così frequentato l'ambiente del triathlon da parte di tantissimi atleti che spesso vengono proprio dal ciclismo o dal nuoto o dalla corsa. Ora, questi sport possono essere fatti in parallelo tutto l'anno, ma per esempio io mi comporto in modo diverso, andando a sciare in inverno, e quindi tutto l'inverno faccio solo sci alpinismo e un pochino di nuoto, ma per dire, il ciclismo per esempio lo condenso in 7-8 mesi all'anno. Si può fare uguale con la corsa, magari si interrompe d'inverno perché si va più a nuotare, e poi in primavera, estate e autunno la si abbina alla bicicletta o la si continua ad abbinare al nuoto tutto l'anno. Comunque anche non correre per tutto l'anno può essere utile, si perderà un po' di condizione, bisogna stare un po' attenti quando si riprende, però sicuramente in quei mesi dove non si corre, le articolazioni tirano un bel sospiro di sollievo. Insomma, la pratica della corsa diventa pericolosa quando è troppa. Quindi, e il problema è che diventa troppa abbastanza in fretta. Quindi, concludendo, se volete correre, benissimo, bellissimo sport, ma fate attenzione ai volumi associati soprattutto a intensità alte e in bocca al lupo.